Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games, io sono Carlo, oggi siamo qua tornati ragazzi su GTA 5, sulla PS4, siamo online ancora, sono più o meno andato un po' avanti, credo di essere salito di due livelli intanto, prendiamo subito la nostra auto e oggi ragazzi voglio portarvi in un'avventura un po' epica. Iniziamo ad esplorare un po' i cieli di Los Santos, infatti ci dirigiamo subito verso l'eliporto, che se non sbaglio... Dovrebbe essere qui circa. Io pianto il segnale lì. E adesso intanto ragazzi ci dirigiamo verso l'eliporto. Praticamente ragazzi voglio fare un lancio col paracadute, quindi mi serve ovviamente l'elicottero. Dato che non ce l'ho, devo andarmelo a procurare, sperando che spawni, perché sennò è veramente un casino. Dobbiamo dirigerci verso un monte che non so quale sia, però un monte dove c'è la funivia ragazzi, e c'è anche il paracadute ovviamente, perché essendo che sono a livello basso non ho ancora neanche quello, quindi mi devo procurare anche quello e poi ci facciamo il lancio col paracadute più epico della storia. Quando siamo arrivati all'eliporto, che è qua sulla nostra destra, ho failato anche l'entrata, perché mi sembra giusto non failare l'entrata. Ok, è notte, quindi distruggiamo tutto, tanto non ci dico niente, e ovviamente non c'è nessun elicottero, no? Giusto ragazzi, mi sembra il minimo, perché ovviamente arrivo io e non ci sono elicotteri. Speriamo che spawnino un giro di breve, perché sennò mi interessa. Intanto ci facciamo qualche driftata. No? Eccolo! Mamma mia! Mi è spawnato davanti. Scendi? Bravo. Bravissimo amico mio. Allora, prendiamoci il nostro bel elicottero, che iniziamo a fare un po' di macello. È notte. Speravo che fosse giorno, però... purtroppo ragazzi non si può fare tutta la vita. Eccoci qua ragazzi, siamo partiti. Cerchiamo di non cadere subito, perché io non sono proprio un bravissimo pilota con l'elicottero, però va bene, va bene. Allora, dirigiamoci verso i monti, che li vediamo là in fondo. Guardate ragazzi Los Santos dall'alto con tutta l'illuminazione. Guardate che figata sulla PS4. A 60 fps è veramente una cosa finissima. Guardate anche l'immagine da dentro in prima persona dall'elicottero, è stupenda. Allora ragazzi, direi che il monte sia esattamente il secondo, ne ho due davanti, non il primo ma quello più in fondo, quello più alto ragazzi praticamente, che infatti si vede che c'è la funivia in cima, c'è una specie di casetta che si nota in cima, adesso noi piano piano ci dirigiamo là. Poi ragazzi un giorno vi voglio portare anche qua, voglio provare ad andare a fare un po' di macello laggiù all'aeroporto. Appena riesco a farvelo vedere, quello è l'aeroporto, magari al prossimo video vi ci porto. Ok ragazzi, siamo praticamente arrivati e sto notando in questo viaggetto con l'elicottero che devo aumentare le mie doti di guida, cioè di volo praticamente, perché l'elicottero guardate come traballa, cioè è veramente un macello. Siamo arrivati finalmente alla nostra funivia, adesso cerchiamo di effettuare un atterraggio di quelli perfetti ragazzi, che non si sono mai visti prima, anche se sarà veramente difficile. Allora, infatti, proviamo a capire di non atterrare, cioè di atterrare sul pari più o meno. Non ci vedo una merda di tipo P. Potremmo atterrare su questa fantastica zona più o meno pari, anche se non è che lo sia proprio più di tanto. Tipo io adesso vado giù. Qui, ecco qui, perfetto, no, proprio su, perfetto ragazzi, guardate che atterraggio perfetto che vi sto sparando. Mamma mia! È perfetto ragazzi, ok. Siamo riusciti ad arrivare sul monte sani e salvi, incredibilmente, non l'avrei mai detto, siamo già arrivati a un buon punto direi. Qui se non sbaglio ci dovrebbe essere il paracadute, non sono... stavo per suicidarmi giù dalla montagna. Qui se non sbaglio ci dovrebbe essere un paracadute da qualche... Eccolo qua. Adesso abbiamo il nostro bel paracadute lì equipaggiato. E adesso ragazzi siete pronti? Che ci spariamo in una bella... caduta libera da mille metri. Siete pronti? Che poi tra l'altro ragazzi non ho ancora capito perché questa funivia in GTA Online non funziona, oppure sono io che sono a livello basso e non me la fanno funzionare. Guardatelo qua sulla punta della funivia, pronto per buttarsi. Guardate che burrone che abbiamo davanti ragazzi. Siete pronti? Via, andiamo così. Apri il paracadute. Ho appena fatto il fail più grande della mia vita, ragazzi. No, raga, alla fine devo tornare lassù. Come faccio? Ok, iniziamo a scarpinare un po'. Ci riusciremo, raga. Scarpiniamo, facciamo gli alpinisti.
è la fine, ragazzi, questo video non finirà mai. Dai, vai su, muoviti. No, ma come faccio a salire tutto il mondo? Non ci va su, no, ci va. No. Tu penso vai su, perché sennò tu ci... Ma che cazzo fai? Non ci credo. Non ci credo, raga. No, ma io come faccio a tornare lassù? Cioè, devo tornare lassù, ma metti le ali. Eccolo, ragazzi, guardate che panorama. Con il mare. Guardate che figata. Col sole appena sorto. Ok, ragazzi, andiamo su. Guardate il mio elicottero ancora parcheggiato lì. Stupendo, ci sta, raga. Il mio atterraggio perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Speriamo che ci sia ancora il paracadute, perché io lo spero veramente con tutto il cuore, perché sennò siamo finiti, abbiamo fatto fatica per niente. Ok, è tornato, per fortuna è respawnato. Allora, cerchiamo di non rifare il fail di prima, perché sennò veramente giuro che bestemmio, ragazzi. No, scherzavo, non bestemmio. Allora, mettiamoci tipo un punto di arrivo, tipo, non lo so, l'aeroporto, pensavo io, però non so sinceramente quale sia sulla mappa. Quindi, ragazzi, pronti? Adesso lo apro subito il paracadute, via! Via, aprilo, muoviti. Sì, ce l'abbiamo fatta, ok. Ci stiamo paracadutando giù. Vediamo se si vede più che altro. Ok, questo qui mi sa che dovevo puntato io il segnalino, ma non è quello. Quindi l'aeroporto sarà di là, posso intuire. Noi siamo arrivati da di là. Cerchiamo di non centrare la montagna in pieno come sto per fare. Attenzione, piccoli paracadutisti crescono. Allora, là c'è il lago, quindi l'aeroporto è là da qualche parte. Mi sa che è dietro a sto monte, non ce la faremo mai arrivarci, ragazzi. Ok, cerchiamo di schivare il monte, perché giuro che se prendo il monte faccio un rage quit di quelli potenti. E se facessimo un bel tuffo nel lago? No, dai, non ho voglia di nuotare. Proviamo ad andare di là. Anzi, ragazzi, sapete cosa vi dico? Cerco di atterrare su quel punto là bianco, che se non sbaglio ci dovrebbe essere un altro paracadute. Poi ci riparacadutiamo giù dal ponte. Guardate se sono figo, ragazzi. Guardate lo stile. In prima persona anche. Vai giù, devi puntare il ponte, quello lì ad arco. Vai giù, piantati in picchiata. Guardate che la picchiata, ok, basta. Intanto l'aeroporto non si vede neanche dall'alto, quindi non ne ho idea, ragazzi. Per il prossimo video me lo studio meglio e andremo all'aeroporto. Ok, però bisogna atterrarci qua sopra, vecchio. Vecchio, dove stai andando? Bisogna atterrarci. Scendi. Fai giro tondo ancora. Piano, perché fra un po' ci siamo. Ok. Tanto lo so che non lo prenderemo mai, ma io ci provo. Se non sbaglio qua ci dovrebbe essere un altro paracadute, credo. Attenzione. Ragazzi, siete pronti al fail più grosso della mia vita? Ah no, è lì il paracadute, ok. Allora sapete dove atterro? Dai, se la posso fare. Sì, è andata, raga. È andata, intanto mi sta suonando anche il telefono. Ma è uguale, è ormai è una cosa normale. Per i miei video vai a prendere l'altro paracadute. Su e poi facciamo il volo giù dal ponte. Vai, muoviti, corri. Ok, abbiamo il paracadute ancora per l'ennesima volta. Salta e poi ci facciamo un bel bagnetto nel fiume. Oh mio Dio. No, che cazzo fai? No, se cade nel buco giuro. Ok, stava per cadere nel buco, ragazzi. Ok, però aspettate un attimo, mi studio la situazione. Qui ci sono delle rocce. Di là mi sa che non ci sono, quindi mi butto da buona persona. Aspettiamo, guardiamo che non arrivi il treno, perché giuro che se arriva il treno mi investe. Bestemmio. Ok. Siete pronti a farvi un bel bagnetto? Via! Olè! Apri! Mamma mia! Eccolo atterrato! Che cazzo fa? Sali, vecchio, sali, muoviti. Ok, bravissimo. Ok, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Intanto abbiamo fatto un bel volettino con il paracadute, anche se il primo, diciamo, non è venuto come previsto. Però vabbè, ragazzi, sono dettagli. Cioè, è GTA 5. Si può fare qualsiasi cosa, quindi è tutto normale. Niente, ragazzi, il video si conclude qua. Io spero che vi sia piaciuto. In tal caso lasciatemi un bel mi piace per farci andare un po' avanti. E mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi anche al canale per seguire i nostri prossimi video. Commentatemi qui sotto scrivendomi qualche cosa da fare qua in questo gioco. Qualche pazzia allucinante. Tutte le più allucinanti. Che cazzo? Ma se l'ha scascata! Non l'avevo vista. Intanto, vabbè.
alla fine del video mega fail, però va bene, torna su prima che muori. Ok ragazzi, dopo essere caduti dalla cascata il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, like, commento, iscrivetevi ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!